Buonasera e benvenuti a questa edizione del telegiornale di Toscana TV. E oggi è stata una giornata fiorentina per il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, che appunto era a Firenze, era in città, ha incontrato alcuni sindaci, quello di Grosseto Vivarelli Colonna, quello di Massa Persiani, anche quello di Firenze Dario Nardella. Con i sindaci ha fatto un po' il punto su quelle che sono le principali opere infrastrutturali della regione, sia quelle già progettate, sia quelle che dovranno essere fatte, ma si è parlato anche di sicurezza stradale, sollecitato in questo in particolar modo da Nardella. Ecco, ora ci colleghiamo con Chiara Valentini, che è a Firenze, che ha seguito per noi appunto la visita di Matteo Salvini. Ecco, Chiara, ha parlato di tante cose il ministro. Sì, buonasera Claudio, siamo in Consiglio regionale dove il ministro Salvini, la sua prima visita a Firenze da ministro delle infrastrutture dopo 52 giorni di governo, ha incontrato i consiglieri regionali e prima di loro, come dicevi, i due sindaci di centrodestra, Grosseto e Massa. Le infrastrutture sono state al centro di questo incontro. Diciamo subito che non ha incontrato il ministro Salvini il presidente della regione Giani, con il quale è già previsto un incontro la prossima settimana, il 22. Tornerà infatti a Firenze, anche se con Giani probabilmente in tarda serata si vedrà, perché entrambi parteciperanno a un evento organizzato in Palazzo Vecchio dall'Unicef, dove ci sarà appunto anche Nardella, e con lui invece l'evento, l'incontro, come dicevi, è organizzato. Sulla sicurezza sicuramente si troveranno d'accordo. Salvini ha già annunciato che la prossima settimana, mercoledì prossimo, il 21, incontrerà anche altri ministri del governo per fare il punto sulla sicurezza stradale. In particolare è possibile un inasprimento delle misure proprio sulla sicurezza stradale e magari anche le targhe per i monopattini. Nardella chiederebbe invece il casco, una misura che il Comune di Firenze ha cercato di introdurre, ma è sempre stata bocciata dal TAR perché manca appunto una norma nazionale. Vedremo cosa accadrà per la sicurezza stradale. Sulle infrastrutture probabilmente avranno da discutere, perché Salvini ha confermato il sì della Lega alle grandi opere, la TAV, l'aeroporto di Firenze e in generale il sistema aeroportuale toscano, anche la tranvia, però ha sottolineato che ci sono delle opere per cui mancano i soldi. Tra queste potrebbero esserci anche proprio la tranvia, le future linee della tranvia e lo stadio. Per questo occorre trovare fondi privati e su questo proprio lui sta lavorando. Tra l'altro, per quanto riguarda Firenze, si è detto assolutamente contrario allo scudo verde che invece Nardella vuole introdurre, ma proprio su questa mancanza di fondi per le opere toscane, in particolare anche alcune di quelle fiorentine, possiamo sentire proprio il ministro. Alcune delle opere per cui mancano i soldi sono fiorentine, per esempio la tranvia? Diciamo che ci sono tante opere a cui mancano parte di progetto e parte di finanziamento. Alcune di queste anche in Toscana. Ecco. Diciamo che, non so per quale motivo, forse per diversità di vedute interno al PD e alla sinistra, la Toscana non è stata particolarmente premiata in sede di PNRR. A differenza di altre regioni, però io ho ereditato quello che ho trovato sulla scrivania, quindi la mia mission è di accelerare. So che il dossier tram è uno dei dossier di cui parlerò con Nardella. È a rischio? No. E venerdì a Firenze è fissato lo sfratto della moschea di Borgo Allegri in pieno centro, e l'avvicinarsi dell'appuntamento sta creando molte tensioni. Cioè, la Lega ha organizzato un presidio per la giornata, l'imam chiede una proroga allo sfratto e anche il sindaco Nardella si è appellato al senso di responsabilità. Sentiamo Alessio Poggione che fa un po' il punto della situazione. I tempi sono ormai strettissimi e la questione dello sfratto della moschea di Borgo Allegri nel pieno centro di Firenze pende come una spada di Damocle sul futuro di migliaia di fedeli e in generale sulla città. Venerdì 16 dicembre è la data cerchiata di rosso in cui gli ufficiali giudiziari insieme alle forze dell'ordine procederanno allo sgombero coatto di quel luogo di culto ricavato da un fondo appartenente a un privato, la società immobiliare pratese Finvi.
Un venerdì che però è anche giorno di preghiera per i musulmani e più di 1000 persone potrebbero convergere in quel luogo. Una situazione delicata in cui basterebbe una scintilla a far accadere il peggio. Per questo domani si riunirà il Comitato Provinciale per l'Ordine e per la Sicurezza Pubblica, mentre appare preoccupato anche il sindaco Nardella, che ha chiesto a tutti grande senso di responsabilità, rivolgendosi poi alle forze politiche. Non si strumentalizzi per meri interessi di parte, per battaglia politica, una situazione delicata e complessa che richiede l'impegno di tutti, anche perché qui è in gioco il diritto fondamentale della libertà religiosa e il diritto a pregare. Ovviamente non è compito del sindaco trovare il luogo di preghiera, lo ribadisco, ma noi ormai da 2 mesi siamo in campo per supportare la comunità musulmana a trovare una soluzione temporanea o definitiva, ma che sia comunque di svolta rispetto al problema dello sfratto. L'auspicio del sindaco di non strumentalizzare la questione è diretto soprattutto alla destra, più divisa che mai sulla questione. Alla situazione già complicata di venerdì, infatti, rischia di aggiungersi un ulteriore elemento di tensione, dato che la Lega ha annunciato un presidio per la legalità e contro le moschee abusive in piazza Beccaria alle 11, a circa 500 metri dal luogo dello sgombero. Visione alternativa invece in Fratelli d'Italia, che se anche venerdì non scenderà in strada, ha al suo interno sia falche che colombe. Chi vuole il pugno duro e chi, come il consigliere comunale Alessandro Draghi, preferirebbe slittare la data per trovare una soluzione alternativa. Un percorso, questo, chiesto in prima battuta dall'imam di Firenze, Izzedine Elzir. Non vogliamo danneggiare nessuno, ha detto, ma non vogliamo neanche essere danneggiati. Per questo chiediamo una proroga per avere il tempo di trovare un'alternativa. Non ci trasferiremo in un anno, ma ci vuole un minimo di tempo. Ma il tempo in realtà stringe e le prossime ore saranno decisive per capire il futuro di una comunità che conta oltre 30.000 fedeli a Firenze e che da anni tenta di trovare un nuovo luogo di culto in città, finora senza successo. E appunto su questa questione è intervenuta anche Finvi SRL, la società che è proprietaria dell'immobile, che ha ribadito la liceità dello sfratto. Dice: sfrattare la moschea per morosità è illecito. Parole che sono state anche ripetute anche dal ministro Salvini, l'abbiamo visto prima, ha parlato anche della moschea di Firenze e anche lui ha ribadito che lo sfratto, essendo stato deciso da un giudice, è legittimo e quindi deve essere fatto. Se io occupassi abusivamente un negozio, un appartamento da un anno e mezzo, giustamente la forza pubblica mi chiederebbe di liberare quel negozio, quell'appartamento, quello stabile. Funziona così in qualunque paese civile, italiano o straniero, quindi al di là dei presidi. Chiedere il rispetto della legalità che viene chiesto a qualunque altra confessione religiosa, qualunque pratica professionale, mi sembra assolutamente normale. So che nelle prossime ore c'è un tavolo, ne parlerò col Ministro degli Interni. Il nostro obiettivo non è creare problemi, ma è risolvere i problemi senza nessun tipo di conflitto, però mi sembra che questi signori da mesi e mesi e mesi e mesi sappiano che devono trovarsi un'altra legittima collocazione, quindi se non lo fanno vuol dire che evidentemente prendono in giro qualcuno. Apriamo ora un'ampia pagina di cronaca con la conferma anche in appello della condanna a 15 anni di reclusione per Rasul Bisultanov, il trentenne ceceno condannato in primo grado dal Tribunale di Girona in Spagna per l'omicidio volontario di Niccolò Ciatti avvenuto nell'estate del 2017 fuori da una discoteca a Lloret de Mar. Bisultanov, che è latitante dallo scorso luglio quando fu emessa la condanna, uccise il giovane fiorentino sferrandogli un micidiale calcio alla testa. Il processo di secondo grado si è svolto davanti al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya a Barcellona e i giudici hanno accolto la richiesta del PM di confermare i 15 anni di reclusione per il ceceno, in pratica la pena minima dopo il verdetto della giuria popolare che aveva decretato la condanna per omicidio volontario aggravato. E sempre restiamo sempre per la cronaca, perché c'è stato un omicidio, un brutale omicidio nel Pistoiese. Un uomo è stato ucciso e poi il cadavere è stato bruciato, almeno è stato tentato dall'assassino di bruciarlo. Il figlio della vittima ha confessato l'omicidio. Sentiamo Patrizio Ceccarelli.
Sarebbe avvenuto domenica notte in un parcheggio di Chiesina Uzzanese in provincia di Pistoia l'omicidio di Massimiliano Matteoni, il 54enne, il cui corpo privo di vita con numerose ferite di arma da taglio e bruciature è stato poi rinvenuto ad alcuni chilometri di distanza nei boschi di Buggiano. A ucciderlo sarebbe stato il figlio, 30enne, dell'uomo che ha confessato l'omicidio ai carabinieri, ai quali si è presentato spontaneamente nelle prime ore di ieri ed è stato sottoposto a fermo con l'accusa di omicidio. Sarebbe stato lui a indicare ai militari dove aveva lasciato il corpo del genitore. Il cadavere è stato rinvenuto in località Cessana dai carabinieri. I primi accertamenti conseguenti alle dichiarazioni del trentenne hanno permesso di ipotizzare che l'aggressione sarebbe avvenuta in un parcheggio di Chiesina Uzzanese al culmine di un litigio tra i due per motivi non ancora noti. L'indagato, dopo essersi disfatto dell'arma da taglio, avrebbe trasportato il corpo della vittima fino all'impervia località del ritrovamento, dove avrebbe tentato di darlo alle fiamme, riuscendovi solo parzialmente e lasciandolo poi in una scarpata. Matteoni, di professione meccanico, ha a lungo vissuto a Buggiano prima di trasferirsi ad Altopascio, in provincia di Lucca. È un cadavere in avanzato stato di decomposizione, è stato trovato nel tardo pomeriggio di ieri sulla spiaggia di Puntala nel comune di Castiglione della Pescaia Grosseto. Dallo stato del corpo è impossibile al momento stabilire se si tratti di un uomo o di una donna e il magistrato ha già disposto l'autopsia. Tra le ipotesi che vengono fatte c'è quella che possa trattarsi di Anna Claudia Cartoni, la donna di 60 anni di Roma, dispersa in mare dal 23 luglio scorso quando la barca a vela sulla quale stava navigando sul canale dell'Argentario fu centrata in pieno da un motoscafo. Da quel giorno la donna risulta dispersa. Nello scontro in mare rimase ucciso Andrea Giorgio Cohen, gallerista romano di 59 anni. E trasportava 550 kg di botti e fuochi d'artificio da vendere naturalmente in vista di San Silvestro, della fine dell'anno, ma le stava portando, senza avere autorizzazione, mischiate a delle mozzarelle campane. Oltre ai pacchi e alla corrispondenza affidata dalla ditta di logistica per la quale lavora, trasportava anche un carico parallelo, botti di ogni tipo destinati ai festeggiamenti di Capodanno e mescolati alla solita mozzarella fresca portata a clienti fidati per arrotondare. 550 kg tra fuochi d'artificio, cipolle, fiammelle, petardi, mortaretti sono stati sequestrati dai carabinieri e dalla polizia municipale al termine di un'operazione che ha messo nei guai un corriere napoletano di 38 anni con qualche precedente, denunciato per trasporto, detenzione e commercio abusivo di materiale esplodente. Oltre al consistente carico trovato nel furgone utilizzato per trasportare la merce della ditta di cui è dipendente, altro ne è stato trovato in un magazzino nella sua disponibilità a Prato. Gli investigatori hanno trovato anche un elenco di prenotazioni di clienti in attesa di ricevere i botti. A differenza di altri sequestri, questo non ha riguardato materiale illegale, botti sicuri, confezioni integre, ma per il commercio, così come per il trasporto, serve l'autorizzazione che il corriere ovviamente non aveva. Torna alla ribalta il tema dei festeggiamenti di fine anno. Festeggiare si può, ma si può farlo in sicurezza. La prima regola è l'acquisto di materiale pirotecnico classificato, cioè legale, in esercizi commerciali che hanno la titolarità per poter vendere questo materiale. Gran parte degli artifici pirotecnici possono essere acquistati solo e esclusivamente da soggetti che hanno più di 18 anni. Cominciamo a leggere le istruzioni, le indicazioni. Partiamo dal chi produce, chi vende, le metodologie di utilizzo dell'artificio pirotecnico, le distanze di sicurezza che dobbiamo utilizzare. Non per ultimo la data di produzione e soprattutto la data di scadenza. Tutto è pericoloso, anche una semplice fiammella. La prima cosa che fa automaticamente la getta in terra. Se ci troviamo nelle vicinanze di una tenda, di un divano, è facile che se nessuno controlla in quel momento il gesto del bambino, ecco che possiamo avere un incidente domestico molto importante. E restiamo a Prato, dove stanotte un'auto dei carabinieri si è cappottata durante un inseguimento, feriti tre militari che erano a bordo.
Una macchina dei carabinieri si è ribaltata durante un inseguimento lungo la declassata all'altezza della rotatoria di Galciana in via dei Trevi. Tre militari sono rimasti feriti. È successo la scorsa notte intorno alle 2. I carabinieri stavano inseguendo un'auto condotta da un cinese. L'inseguimento è iniziato in via Filzi, dove l'auto non si è fermata all'ALT. Alla rotatoria l'incidente, l'auto in fuga è finita sulla rotonda e dopo averla attraversata è caduta nel fossetto che la circonda. La gazzella invece, complice anche l'asfalto bagnato, si è accappottata, una carambola di 2-3 giri. I tre occupanti sono stati portati all'ospedale, stanno bene, hanno solo delle contusioni e invece il soggetto che era alla guida del mezzo che si è dato alla fuga è riuscito a dileguarsi nonostante un incidente veramente pauroso. Perché questa fuga? Ve la siete spiegata? Ma è difficile ipotizzare il perché si sia dato la fuga, potrebbe essere semplicemente che non aveva la patente, oppure sapeva di aver bevuto, oppure aveva con sé qualcosa che non dovevamo trovare. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco, la polizia e la polizia municipale per i rilievi di legge. E si annuncia un venerdì di disagi per lo sciopero generale che è stato proclamato da CGIL e UIL, che stamani ne hanno spiegato i motivi. Settimana calda sul fronte degli scioperi, che avrà il suo culmine venerdì, quando anche la Toscana parteciperà alla mobilitazione nazionale contro la manovra di bilancio giudicata socialmente iniqua. Si fermano il settore pubblico e privato, la scuola e le ferrovie per l'intera giornata, di 4 ore invece lo stop del trasporto pubblico locale. A proclamare lo sciopero solo CGIL e UIL, mentre la CISL, pur critica sulla manovra, ha scelto la via del dialogo con il governo. Questi punti più negativi, secondo CGIL e UIL, che nonostante i tempi stretti, la legge di stabilità va approvata entro il 31 dicembre, possono essere ancora modificati. Contro i giovani, contro le donne e gli immigrati, la ristrutturazione dei voucher addirittura per un importo fino a 10.000 euro l'anno. Poi la questione di chi lavora e chi paga le tasse in questo paese, almeno per oltre l'80%, che si vede messo in contrapposizione agli autonomi, per cui si indica una flat tax per un importo maggiore di reddito. Poi la questione della scuola e della sanità e dei trasporti, su cui si investe meno di quello che si è fatto negli anni precedenti. Il tema delle pensioni, con un'indicizzazione che viene minorata, e poi il tema dello sviluppo, perché non c'è nessuna traccia di uno sviluppo che guardi in faccia ai problemi che abbiamo, che sono l'ambiente, la transizione digitale e la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Inoltre vediamo all'interno di questa manovra un'azione sul fisco che non è su una tassazione progressiva come prevede la Costituzione. Abbiamo la reintroduzione di un aumento dell'utilizzo del contante fino a 5.000 euro, abbiamo un condono delle cartelle fiscali fino a 1.000 euro e poi l'utilizzo del POS che praticamente non è più obbligatorio fino a transazione 60 euro. Secondo noi questi sono provvedimenti che non vanno verso una vera lotta contro l'evasione fiscale. In Toscana sono previsti per venerdì presidi in tutti i capoluoghi di provincia, a partire da Firenze, dove il corteo partirà da Piazza dell'Unità alle 9.30. È morto oggi a Firenze il noto neurochirurgo Pasquale Mennonna. Tra le tante persone che ha curato e a cui ha salvato la vita c'è anche Giancarlo Antonioni. È morto stamani a Firenze il neurochirurgo Pasquale Mennonna. Aveva 81 anni, malato da tempo, era ricoverato all'istituto Don Gnocchi, dove è avvenuto il decesso. Nella sua carriera professionale ha guidato per molti anni da primario il reparto di neurochirurgia dell'ospedale di Careggi. Dal 2014, ormai in pensione, diventò presidente della Fondazione Careggi Onlus. Il suo valore professionale era riconosciuto a livello internazionale. Ebbe ampia notorietà quando il 22 novembre 1981 operò alla testa il calciatore della Fiorentina Giancarlo Antonioni, salvandogli la vita dopo il drammatico scontro di gioco allo Stadio Franchi col portiere del Genoa, Silvano Martina, durante una partita di Serie A. Grazie a lui potei giocare ai mondiali dell'82, ha detto l'ex numero 10 viola. Fra i maggiori neurochirurghi italiani, persona di grande umanità e cultura, ha trascorso la sua vita professionale a Careggi, portando l'ospedale e la sanità fiorentina
ai massimi livelli internazionali, scrive la direzione proprio di Careggi. Perdo un amico, continuerà a vivere nel ricordo dei tanti pazienti e famiglie e nei tanti giovani professionisti che ha cresciuto il cordoglio del presidente della regione Giani. Aiutare le persone malate in difficoltà è stata la sua missione, le parole del sindaco di Firenze. Una guida che ci mancherà, sottolinea l'Ordine dei Medici di Firenze. Veniamo ora all'Ucraina, alla guerra. Come sapete, le strutture energetiche che producono energia sono sbombardate quasi quotidianamente dai russi e ci sono blackout, emergenze un po' ovunque. Proprio per questo la città metropolitana di Firenze ha deciso di regalare un generatore di corrente che è capace da solo di garantire l'energia elettrica necessaria a far andare avanti un intero ospedale. Al via la 26esima edizione del Meeting dei diritti umani contro tutte le guerre al Teatro della Compagnia a Firenze. Quella tra Russia e Ucraina continua a mietere vittime in un inverno dalle rigide temperature. Per questo il sindaco Dario Nardella e la città metropolitana hanno lanciato un'iniziativa che vada a ricreare nel senso vero della parola l'energia che manca nelle città ucraine bombardate e prive di gas ed elettricità. A breve da Calenzano partirà un generatore di corrente capace di dare luce con la sua potenza ad un intero ospedale ucraino. Noi città europee con Eurocity e il Parlamento europeo abbiamo lanciato 2 settimane fa la campagna Generatori di Speranza. Ci stiamo organizzando per inviare nelle città ucraine dei generatori industriali per portare luce e riscaldamento negli ospedali, nelle case, nelle scuole. Firenze è pronta, la città metropolitana con la protezione civile ha individuato un generatore industriale con una potenza superiore a 300 kW con il quale possiamo alimentare un intero ospedale in Ucraina. Stiamo facendo con i tecnici gli ultimi interventi di manutenzione e di messa a punto per poterlo poi spedire attraverso il supporto logistico della protezione civile nazionale ed europea. Mi auguro che tutte le altre città italiane possano inviare generatori elettrici che siano almeno di una potenza equivalente a 50 kWh che può servire appunto a... Il capo della polizia, Lamberto Giannini, era oggi a Firenze per ricevere il fiorino d'oro della città che gli è stato consegnato dal sindaco Dario Nardella a Palazzo Vecchio. Sono molto emozionato, ha detto. Una delle cose che mi ha colpito nel leggere la motivazione è il sentimento di fiducia. Quando penso ai colleghi che riescono a far crescere la fiducia nelle istituzioni, penso che sia per noi la massima soddisfazione. E ora andiamo invece a Prato, dove cambiano le regole della raccolta porta a porta dei rifiuti in alcune strade del centro storico. Dal 19 dicembre per i residenti, gli uffici e i negozi di 23 strade del centro storico l'esposizione dei rifiuti per il ritiro tornerà a essere serale dalle 19 alle 20. Fa eccezione per negozi e uffici solo il cartone da mettere fuori tra le 13 e le 13.30. Per i pubblici esercizi resta tutto come prima. Le 23 strade interessate sono quelle più marginali rispetto al cuore del centro e dove la presenza dei dehors, di locali e ristoranti, è minima o assente. La novità, che sarà accompagnata da una capillare campagna di comunicazione, è stata presentata stamani da Alia Servizi Ambientali dall'assessore alla città curata Cristina Sanzò. E noi stiamo cercando di mettere a punto anche dei servizi aggiuntivi e delle migliorie per rendere ancora più decoroso il nostro centro storico, più bello, più vivibile, più attraente anche non soltanto appunto ai cittadini pratesi. Nel 2023 arriveranno anche 155 grandi cestini con uno spazio per la carta e uno per la plastica e in più dalla primavera entrerà in scena la lavastrade idrostatica per i pavimenti in pietra con un getto d'acqua particolare che non schizzerà vetrine e negozi. Spazzare le strade può non essere sufficiente, bisogna lavarle, quindi ci siamo dotati di una macchina che nel lavarle non crea danni alle vetrine. Aumentare la raccolta differenziata è necessaria, ma può non bastare, quindi abbiamo incrementato e differenziato gli orari, abbiamo trovato una dotazione diversa di kit, distribuiremo sulla città un tipo di cestini che renderà facile anche per gli avventori fare una raccolta differenziata con quello che ha nelle mani. L'obiettivo è migliorare il decoro ma anche qualità e quantità della raccolta differenziata in centro storico, che oggi oscilla tra il 60 e il 70%, un risultato che rispetto allo sforzo economico e organizzativo profuso per questa zona dovrebbe essere più alto, anche perché il centro è passato al porta a porta già nel lontano 2009. Il 13 dicembre del 1466 moriva Donatello, l'autore del David.
Il 13 dicembre del 1466 muore a Firenze lo scultore Donato Bardi, detto Donatello, per via della sua corporatura esile, ma anche per la sua eleganza. Nato nel capoluogo toscano nel 1386, è uno dei più grandi scultori di tutti i tempi. È considerato l'artista che ha dato il via al Rinascimento nella scultura. Formatosi presso la bottega di Lorenzo Ghiberti, amico di Filippo Brunelleschi e grande appassionato di arte classica, propose opere d'arte rivoluzionarie, dotate di una espressività senza precedenti, sempre diverse. Donatello ha saputo studiare l'uomo sia nel suo aspetto fisico che nel suo aspetto interiore. La prima opera importante è il David Marmorio del 1408, eseguito quando lo scultore aveva appena 22 anni, ma sarà il David in bronzo del 1430 circa, una delle opere più originali, realistiche, dalla posa sensuale e languida, che oggi possiamo ammirare al Museo Nazionale del Bargello. Nel 1887, in occasione dei 500 anni dalla nascita di Donatello, la grande sala delle udienze, proprio del Palazzo del Bargello, viene trasformata in un grande salone espositivo dedicato al maestro. Il successo è tale che da quel momento lo stesso magnifico salone verrà intitolato a Donatello e il David ne diverrà elemento essenziale nell'allestimento dedicato ai capolavori della scultura del 400. Il nostro telegiornale finisce qui, io vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che alle 21.30 su Toscana TV ci sarà il film Mr. e Mrs. Bridge con Paul Newman.